E brother ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, sono Sorre ed oggi siamo qui sopra il mio canale per incominciare una nuova serie, forse anche breve perché durerà soltanto credo due episodi, dove vi insegnerò nella prima parte il miscuglio nel cavo della mano, che sarebbe questo qui. Invece nella seconda parte vi insegnerò il miscuglio all'americana, che sarebbe questo qui. Quindi ragazzi, oggi vedremo il miscuglio nel cavo della mano, ovvero un miscuglio per principianti utilizzato appunto dai maghi. E detto questo, ragazzi, direi subito di incominciare con il tutorial. Allora ragazzi, direi subito di insegnarvi come si mescolano le carte nel cavo della mano. Allora ragazzi, le carte vanno in questo modo. Il pollice va sopra il lato corto inferiore, invece indice, medio, anulare vanno sempre sopra il lato corto, però quello superiore. E invece il mignolo lo lasciate libero. Poi la mossa principale la fa la mano sinistra, invece se siete mancini viceversa la farà la destra. Quindi per iniziare a mescolare le carte, nel mio caso la mano sinistra si avvicina al mazzetto e sfila diciamo una decina di carte in questo modo. Poi il mignolo, l'anulare, il medio e l'indice le vanno a mantenere per non farle appunto cascare. E poi arriva un'altra volta la mano destra che sposta le carte in questo modo e il pollice va a sfilare più o meno una decina di carte. Torna dietro la mano destra, un'altra volta il pollice va a sfilare un po' di carte. Così ripetutamente, in questo modo, si vanno a mescolare le carte. Quindi nulla di più semplice, ricapitoliamo: pollice, indice, medio e anulare, il mignolo lo lasciate sopra l'angolino oppure lo lasciate libero. La mano destra che si avvicina vicino a quella sinistra, il pollice contatta la parte superiore del mazzo. Sfila una decina di carte, mignolo, anulare, medio e indice che le vanno a trattenere. Un'altra volta il pollice va a prendere un po' di carte, un altro po' di carte, la mano destra che va avanti e indietro, pa, 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 e il pollice che appunto va a sfilare. Poi si possono sfilare sia una carta per volta in questo modo, se no si possono sfilare direttamente gruppi di carte, se no si mescola tirando una carta giù alla volta. Quindi nulla di più semplice, ripetetelo un paio di volte, una decina di volte, vedete che vi verrà alla grande. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo nella parte 2 dove vi insegno a mescolare le carte all'americana. Non in questo modo. Sì, ok, così in questo modo, dove si vanno a mescolare le carte e poi si va a fare un bel ponte che agli occhi dello spettatore è veramente una figata. Però diciamo che è molto più difficile rispetto a questo qua nel cavo della mano, che bisogna semplicemente sfilare le carte. Quindi ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo nella parte 2 dove vi insegnerò il miscuglio all'americana. E niente ragazzi, lasciate like, iscrivetevi, condividete, attivate la campanellina, fate le solite cose. E detto questo, un bacione da Sorre è tutto, bella!